Sì. Questo è un nuovo gioco che proveremo per la prima volta. Ma non fate ridere per niente questa comunque. Sera? No. Vabbè, no. Ma tu sei imbecille, non capisci. Ma che è colpa nostra. Guarda, se non problema. Ti facciamo ridere fai parte della maggioranza. Si sfideranno a colpi di insulti. Oh, insulti. Herbert, ballerina, no. Elio. Scusa. Benito. No. Su questo palco. Insultatevi. Herbert contro Elio. Allora, ma io sono una persona di una certa classe. Ma io non posso permettere di usare la persona come... Ma men che meno io lo posso fare. Un attimo. Allora, adesso io vi do un pretesto per litigare fintamente. Voi dovete insultarvi, ma gli insulti devono essere caratterizzati da un tema che io ogni volta vi do. Voi vi volete schierare... da parte di qualcuno piuttosto che Elio. Venite, potete schierare. Io da Herbert. Potete solo lui. Elio. Elio. Manforte. Adesso sento il peso della responsabilità, scusate. Ma possiamo suggerire? No, vabbè, ma sono pochi, vado di là. Soprattutto dovete fare il tifo. Il tema è questo. Incidente automobilistico. Okay. Elio ha ritirato la macchina nuova dal concessionario. È appena uscito Herbert col suo catorcio. Perché io c'ho il catorcio? Ma così, che dire ne è il tema? Della finzione. Questo è frutto di finzione, opera di finzione. Che auto era? Ha urtato. Che auto avevo? Una Cadillac. Una Cadillac nuova. Nuova di paglia, costosissima. Tu l'hai urtato e vuoi anche avere ragione. Pure. Va bene? Pure! Sì. E avrai ragione. Avrai. Il primo tema degli insulti sono gli animali. Quindi tutto il mondo animale. Prego, cominciamo. Ma cosa fai, animale? Guidi come un ramarro che si è accoppiato con un coyote. Piano. Hai la velocità di riflessi di un bradipo che ha preso il calmante. Piano. E quando tocca? Adesso tocca a te. Vai. E sei pure... Fallo difendere. Non solo canti come un cane, guidi pure come un cane. Mi sembri un porco che ha lasciato la stanza come un po' la macchina, come un porcine. Bravo! Ma cosa stai dicendo? Che questa è una macchina che ho appena comprato dal concessionario, mi costa l'occhio della testa. La sto tenendo l'occhio di bue della testa. Mi costa. La sto tenendo pulita come il marsupio di un canguro per il suo piccolino che si vede investire da un koala brutto. Questo è gravissimo. Faccio la dalla mia parte. No, io vado dalla mia parte. No, mi fermi. Koala che ha fatto l'intervento di chirurgia estetica peggiorativa. Cambiamo tema. Continuiamo con gli insulti a tema cucina. Mi sembri uno... Come lo fai bene? Lo faccio bene. Come lo fai bene? Mi sembri uno... Questo è il gioco tuo. Vai. Mi sembri uno spaghetto... Che c'è di male a essere uno spaghetto? Aspetta. Mi è uno spaghetto caduto per terra con una cozza sopra che l'ha raggiunto cadendo. Lasagna! Lasagna però non me l'aspettavo. Fammi maestro. Aspetta un attimo che sta caricando. Ma come guidi? Oh chef! Ma no! Oh chef! Non ho parole. Ce l'avevo, te l'ho detto. Cannellone! Sei alto come un cannellone! È così, come un vero secco! Besciamella senza mano! Prossimo tema ed ultimo. Sono tutti i miei alleati. Tutti con me. Comunque ti voglio far vedere che stai rimanendo senza alleati. Sei rimasto sul mazzone. Sei un brutto. Sei un brutto. Se n'è andato pure Mazzocchi. Sei da solo, sei da solo. Aspetta. Se l'ha brutto anche Mazzocchi. Brutto. Prossimo tema.
Adesso io passo col cuore. Il prossimo tema è... Va bene, potete farlo. Il prossimo tema, ed ultimo, è... talmente, cioè l'esempio è sei talmente scemo che in una gara di scemi tu arrivi secondo, per esempio. Peccato l'hanno già scritto. Sei pronto? Un attimo. Vai, falla tutta quanta. Vai. Sei talmente basso che se piove lo vieni a sapere per ultimo. Ma cosa c'entra con l'incidente? Ma no, quello era il primo. Sei talmente. Guidi talmente male. Senti che a te. Se avessi avuto l'intenzione di investirmi... Prendi tempo. Ancora poco. Non mi avresti investito! Sì, molto ragionato. Vai. Assolutamente. Sei talmente... Se dici bene questo ce ne andiamo. Sei talmente peloso... Ma cosa c'entra con l'incidente? Che dovevi nascere nel Peloponneso! Sì! Elio ed Herbert Ballerina! Stasera tutto è possibile! Adesso parliamo di...